Anche la Polizia Municipale di Firenze sta svolgendo accertamenti per capire le cause del rogo divampato all'interno di un centro di accoglienza per minori non accompagnati su Viale Belfiore. In ospedale sono finiti un interprete e 5 ragazzi dell'Est Europa, dei 42 ospiti totali di Villa Carmen, struttura che si affaccia sull'enorme cratere del viale, dove sorgeva un tempo l'ex filiale della Fiat. I sanitari del pronto soccorso del Santa Maria Nuova li hanno curati da una leggera intossicazione. Dopo poche ore tutti e 6 sono stati dimessi e sono rientrati nel centro. I primi ad arrivare, chiamati dagli operatori in turno di notte, sono stati i poliziotti di 4 volanti della squadra mobile, che hanno evacuato l'edificio. All'arrivo dei vigili del fuoco il principio di incendio era già estinto, tuttavia il fumo continuava a uscire dai residui della combustione, quindi è stato necessario usare un elettroventilatore in dotazione ai pompieri per far uscire definitivamente il fumo dai locali. Sulle cause dell'incendio, che potrebbe essere doloso, sono in corso indagini. Da un primo sopralluogo il fuoco sarebbe partito da una coperta o da un materasso al primo piano della struttura, all'altezza di uno dei corridoi. Quando si sono accorti dell'incendio, i dipendenti del centro di accoglienza hanno fatto uscire subito i minori che alloggiavano nel piano, riuscendo a lanciare tempestivamente l'allarme.